raccontata nella Bibbia, nel libro dei Giudici. È una storia drammatica e crudele, che proprio per le sue caratteristiche di tragicità è stata oggetto di numerose rielaborazioni artistiche, sia in campo pittorico che musicale. L'oratorio che narra della storia di Jefte, che vi proponiamo questa sera, è opera di Giacomo Carissimi, sacerdote, dedito alla musica e rettore della chiesa di Sant'Apollinare in Roma. Se dovessimo descriverlo traendo ispirazione da questo oratorio, diremmo che ha una fantastica capacità di sintesi. Quasi certamente è l'autore del testo poetico in latino e nella sua opera esalta fortemente l'aspetto drammaturgico, creando con le parole la musica immagini così nitide da farle sembrare vive e reali anche in tempi come i nostri, assuefatti all'immediatezza del linguaggio. La storia narra di Jefte, valente soldato e condottiero, figlio di una meretrice e di un ricco mercante. Ancora bambino, viene cacciato dal padre quando questi si risposa per formare una famiglia onorata. Per conquistare un posto dignitoso nel mondo, fin da giovane si dedica all'arte della guerra, distinguendosi per abilità e astuzia nei combattimenti, fino a diventare un eccellente comandante. Intanto in Israele, con un attacco a sorpresa, l'esercito degli Ammoniti, una popolazione confinante, occupa alcuni territori rivendicandone il possesso, perduto durante il ritorno degli ebrei dall'Egitto. I capi di Israele chiedono a Jefte di condurre l'esercito alla riconquista del territorio perduto. Se riuscirai nell'impresa, ti nomineremo governatore di quei luoghi. Non dovrai più combattere, sarai ricoperto di onori, diventerai ricco. Questo gli promettono i capi di Israele. Jefte conosce bene la guerra. L'esercito degli Ammoniti è forte e ben organizzato. Ha preparato questo attacco con cura, cogliendo alla sprovvista gli ebrei. Non sarà facile riorganizzare le forze e sconfiggere il nemico, ma con la vittoria Jefte potrà riscattare davanti a tutti le sue umili origini. Inizialmente propone agli Ammoniti una tregua per negoziare, ma questi sdegnosamente rifiutano. Ecco la narrazione secondo la lettura che Carissimi, sacerdote e cristiano nel periodo della Controriforma, fa del testo biblico. L'oratorio è diviso in quattro quadri. Il primo inizia con un arpeggio in sol maggiore e un intervento dell'historicus. L'historicus è la voce fuori campo, introduce e commenta i fatti e viene modulata nel corso dell'opera in diverse tessiture vocali: contralto, basso, tenore, coro, coro di soprani, per meglio caratterizzare il contesto. L'historicus, appunto, ci introduce subito nel vivo della vicenda. Convocaset introeli, filius Israel rex filiorum Ammon. Poiché il re dei figli di Ammon aveva sfidato in battaglia i figli di Israele e non aveva voluto consentire alle proprie proposte, lo spirito del Signore si posò su Jefte, che marciando contro i figli di Ammon fece un voto a Dio. Jefte è un soldato, vuole vincere la guerra per avere il suo riscatto sociale e per far questo chiede aiuto. Se il Signore consegnerà nelle mie mani i figli di Ammon, al mio ritorno gli offrirò in olocausto chiunque mi verrà incontro per primo uscendo dalla mia casa. Una promessa decisamente azzardata. Si mosse dunque Jefte contro i figli di Ammon per combattere con la forza dello spirito e la potenza del Signore contro di essi. Squillavano le trombe, suonavano i timbri e una grande battaglia fu ingaggiata contro Ammon. La battaglia fu vinta.
Ma non bastò, occorreva annientare la popolazione e dare un esempio perché in futuro nessuno osasse alzare la testa contro i vincitori. Fuggite, ritiratevi empi, perite genti, cadete sotto i colpi delle spade. Il Signore degli eserciti si è levato in battaglia e combatte contro di voi. Fuggite, ritiratevi empi, andate in rovina e nel furore delle armi siate dispersi. Venti saranno le città distrutte con grande dolore e disperazione. E tra i lamenti i figli di Ammon furono umiliati davanti ai figli di Israele. L'artificio musicale che Carissimi utilizza per interpretare questo momento drammatico è considerato tra i più efficaci nella storia della musica per descrivere il dolore dei vinti nelle infinite guerre e battaglie di cui è costellata fino ad oggi la vicenda umana. Nel secondo quadro, Jefte, vincitore, torna a casa sua. Sua figlia, la sua unica prediletta giovane figlia, lo vede arrivare e con grande esuberanza gli corre incontro. È felice, suo padre è tornato sano e salvo, ha sconfitto i nemici, è diventato un eroe, il suo eroe. Non aspetta che suo padre, prima di incontrare i familiari, si sia lavato e purificato, come ogni soldato al ritorno della guerra. Vuole salutarlo e abbracciarlo subito. E questo è il suo errore. Cantiamo al Signore un inno con timpani e cembali. Lodiamo il Re Celeste. Lodiamo il principe della guerra che ha reso vincitore il condottiero dei figli di Israele. Cantate con me al Signore, cantate popoli tutti, lodate il principe della guerra che ha dato a noi la gloria e a Israele la vittoria. Tutto il popolo si unisce al cantico e inneggia al vincitore. Nel terzo quadro si consuma il dramma. Jefte, vedendo la fanciulla venirgli incontro, si rende conto di avere, con il suo voto a Dio, condannato sua figlia e un dolore straziante gli fa stracciare le vesti, piangere e urlare. Ahimè, figlia mia, tu mi hai ingannato, figlia unigenita, ahimè, anche tu sei stata ingannata. Inizia un dialogo drammatico e intenso. Jefte non è più soldato valoroso o l'eroe del suo popolo, è soltanto un padre disperato e la figlia, da giovinetta disperata, si trasforma in donna e affronta con dignità la sua sventurata sorte. Perché, padre, dici questo? Ho fatto al Signore la promessa solenne che se mi avesse aiutato a vincere, le avrei offerto in olocausto chiunque mi fosse venuto incontro per primo, uscendo dalla mia casa. Ahimè, figlia mia, mi hai tratto in inganno e tu stessa ti sei ingannata. Padre mio, se hai fatto questo voto al Signore per propiziare la vittoria, eccomi, offri me in olocausto. Una cosa soltanto ti chiedo di concedermi, prima che io muoia. Cosa potrà mai consolare la tua anima? Che cosa potrà consolare te, figlia mia, destinata alla morte? Lasciami andare per monti e le valli a piangere con le mie compagne la mia inutile verginità. Ogni fanciulla di Israele aspira ad essere la madre del Salvatore. La disperazione della giovane è accresciuta dalla consapevolezza che a lei non toccherà di essere prescelta. Cosa può fare il padre se non acconsentire alla richiesta? Va, figlia, va, mia unigenita, e piangi la tua verginità.
si dispiegano le lamentazioni. Piangete colli, piangete monti, ululate per l'afflizione del mio cuore. Ecco, morirò vergine, non potrò per la mia morte esser consolata dai miei figli. Gemete selve, fonti e fiumi, lacrimate per la morte d'una vergine. Ahimè, quale sofferenza insieme alla letizia del popolo, alla vittoria di Israele, alla gloria di mio padre. Io, vergine senza figli, io figlia unigenita, morirò e non vivrò. Inorridite rupi, stupite colli, valli e caverne, riecheggiate di orribile suono. Piangete, figli di Israele, piangete la mia verginità e per la figlia di Efte, unigenita, intonate un lamento di dolore. Risponde il coro, facendosi risonanza del dolore e del pianto della figlia, accompagnandola come in un corteo funebre. Piangete, figli di Israele, piangete, vergini tutte, e per la figlia di Efte, unigenita, intonate un lamento di dolore. Qui termina il dramma, lasciando alla vostra immaginazione la conclusione della vicenda. Efte non è quindi il protagonista della storia. Carissimi pone al centro dell'azione drammatica la figura della figlia, di cui il testo biblico non riporta il nome. La fanciulla diventa così simbolo dell'agnello che viene sacrificato per la vittoria del padre e del suo popolo, con un richiamo, anche se non esplicito, alla figura del Cristo, immolato per la salvezza degli uomini, e forse anche alle migliaia di bambini e giovani innocenti che ancora oggi, come i tempi di Efte, pagano con la vita la follia della guerra. Per questo il concerto inizia con l'esecuzione dell'Agnus Dei, della Missa Orbis Factor. Buon ascolto.